Buon pomeriggio, ben ritrovati. È il primo appuntamento con il TG Oggi. Ospite con noi in questa edizione del TG, Gianluigi Cassandra, presidente dell'ASI e anche candidato a sindaco per la città di Salerno. Buon pomeriggio, grazie di essere qui con noi. Poi sceglieremo se lei vorrà rispondere da presidente dell'ASI o da candidato a sindaco per la città di Salerno. Però prima di farla parlare, facciamo vedere il primo servizio con il quale apriamo questa edizione del nostro telegiornale che è dedicato alle fonderie, un tema caro, vicino, seguito da Cassandra come presidente dell'ASI, ma che dovrà seguire necessariamente anche da candidato a sindaco per la città di Salerno, la possibile delocalizzazione delle fonderie, le motivazioni addotte dalla Regione Campania per il fermo temporaneo delle attività sono precise e circostanziate, il vero nodo appunto resta quello della delocalizzazione. Le motivazioni non lasciano adito a dubbi. Le motivazioni addotte dalla Regione Campania per il fermo temporaneo delle attività delle fonderie Pisano sono precise e circostanziate. Nel provvedimento si legge che esistono numerose gravi violazioni nella gestione dell'impianto, con conseguente determinazione di situazioni di immediato pericolo e danno per l'ambiente e la salute pubblica. Al netto della temporaneità del provvedimento, 60 giorni, fanno tremare bene i polsi le irregolarità elencate dalla Regione Campania, Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno. Non si tratta di sequestro, come da più parti è stato pure detto, ma di un atto amministrativo di fermo temporaneo, con annessa diffida a rimuovere le gravi criticità riscontrate nell'ambito di un'ispezione straordinaria effettuata lo scorso 12 novembre dai tecnici del Dipartimento di Caserta dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale su input della Procura. Dalle risultanze dell'ispezione emergono così numerose gravi violazioni, dalle emissioni in atmosfera allo smaltimento dei rifiuti, passando per lo scarico nell'Irno delle acque reflue. Il problema allora esiste, è inutile nasconderlo, e a poco serviranno probabilmente le operazioni già messe in atto dalla proprietà per ottemperare al diktat. Il vero nodo della questione è invece un altro: perché non si provvede alla delocalizzazione delle fonderie? Ricordo, presiedevo la commissione provinciale Terra dei Fuochi e facemmo un tavolo istituzionale, non sociologico, ma in sede istituzionale con la partecipazione degli assessori del comune, della provincia di Salerno, dei dirigenti dell'ARPAC, delle fonderie Pisano, dei sindacati, dei consumatori, degli ambientalisti. Era un tavolo molto ampio, tra l'altro un verbale scritto e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, dove emersero fondamentalmente due concetti. L'ARPAC avrebbe dovuto fare degli accertamenti più incisivi perché dove aveva la centralina si confondeva il dato con quello proveniente dall'autostrada, e allo stesso tempo si propose da parte mia, ma vi fu consenso, di delocalizzare Fonderie Pisano, che ha tutto l'interesse a delocalizzare, mantenendo i posti di lavoro, a pochi chilometri, cioè laddove vi era stata già un'area destinata a risorsa ambientale, l'area cioè dove sarebbe dovuto sorgere quel famoso termovalorizzatore che prima De Luca volle, poi lo volle Cirielli, ma non fu fatto, e quindi ora c'è quell'area destinata a risorsa ambientale che è la naturale destinazione della Pisano, che non sarà più fonderie, sarà qualcosa di meglio con un impatto ambientale, salvaguardando sia i livelli occupazionali sia. Ora cosa possono fare le istituzioni? Perché la situazione mi pare abbastanza bloccata, incagliata, no? Perché c'è un'azienda, c'è un'impresa che vuole giustamente mantenere vivo il suo ciclo produttivo, c'è però da salvaguardare insomma l'ambiente, la salute dei residenti fratti. Ecco, quale potrebbe essere ora la soluzione che sblocchi un po' questo insomma problema che appunto rischia di incagliare un po' tutto? Beh, innanzitutto Pisano credo sia l'ultima industria rimasta a Salerno. Qua si parla di zona industriale, ma credo l'ultima industria sia proprio Pisano. Il punto è questo: noi dobbiamo delocalizzare l'industria, e io credo che a questo punto bisogna capire per quale motivo il Comune di Salerno non lo voglia fare, perché 2 anni fa facemmo il tavolo istituzionale in provincia e andò nei modi che abbiamo detto. Poi io portai la questione in commissioni consiliari ambiente e urbanistica in seduta congiunta con gli assessori, i quali opposero una serie di motivazioni che non sono state chiarite, e si doveva poi procedere con l'invito dei Pisano e di altri per trasferire in sede comunale ciò che in sede provinciale era stato fondamentalmente
tranne un imbarazzo dell'assessore all'ambiente del comune di Salerno, era stato fondamentalmente messo nero su bianco, ed è nero su bianco, e su cui erano praticamente tutti d'accordo. Si tratta di capire perché questo non si fa, non si vuole fare o non si può fare. Ed è doveroso un commento su questa situazione da parte del presidente dell'ASI Gianluigi Cassandra, che è qui con noi oggi. Le chiedo, presidente, di commentare anche alla luce del ruolo che lei ricopre, che l'ha portata nei mesi prima che la situazione poi precipitasse, mettesse anche a rischio i livelli occupazionali delle fonderie, a studiare proprio insieme al titolare delle Pisano una possibile delocalizzazione. Che idea si è fatto della situazione adesso? Ecco, sentivamo anche il commento di Cammarota, come si deve andare avanti. Allora, sì, lei ricorda bene, noi fummo investiti della questione oltre un anno fa, un anno e mezzo fa, e avevamo studiato delle possibili opportunità per delocalizzare le fonderie Pisano. Una era stata individuata nell'area ex fonditori, cioè quell'area della zona industriale che poi va verso le zone di Giffoni, con un'area tra l'altro estremamente non abitata, quindi con delle condizioni particolarmente favorevoli per spostare le fonderie là. Ma ci sono altre aree, a mio parere, altrettanto importanti, dove all'interno delle aree dell'ASI, dove possono essere eventualmente spostate queste strutture. Si pensi a zone nell'area del cratere, che è area dell'ASI, dove ci sono... Che cosa ha impedito fino ad oggi la delocalizzazione dal suo punto di vista? Ma guardi, noi poi non abbiamo avuto più nessun tipo di approccio, né da parte dei Pisano, né da parte di chi invece faceva la mobilitazione contro, cioè da noi non è più venuto nessuno, quindi io questo non so dirlo. Io lei ha scelto di candidarsi a sindaco di Salerno, posso chiederle a questo punto, da sindaco di Salerno, come risolverebbe questa questione? Ovviamente. Ma io vorrei dire due cose molto semplici. Prima, salvaguardia dell'industria, salvaguardia dell'occupazione, che è fondamentale, con delle norme che ci sono, che sono le leggi e vanno rispettate, quindi devono essere, in base anche alle norme sulla green economy, tutte salvaguardate la salute dei cittadini. Terzo, la politica tutta insieme deve fare uno sforzo per aiutare gli imprenditori a trasferirsi, perché è impensabile che un'industria di questo genere possa, senza l'aiuto della politica, delocalizzarsi e con i propri mezzi. Soltanto sarebbero milioni e milioni di euro che si vanno a spendere. Le zone, della politica, le zone, presidente, ci sono, e le ho detto, ci sono zone anche a sud di Salerno dove ci sono gli spazi per delocalizzare le fonderie. Presidente, proprio al mondo della politica si rivolge in queste ore un altro appello importante, quindi tra poco vorrei sapere anche la sua opinione, ed è quella della questione relativa all'accorpamento del porto di Salerno con quello di Napoli. Si sta mettendo a punto il dispositivo definitivo, il decreto legge di riordino. Assotutela, che è l'associazione che rappresenta le imprese che operano all'interno dello scalo salernitano, continua la sua battaglia, appoggiato da tutte le associazioni e anche da qualche parlamentare. Assotutela, l'organizzazione che raggruppa tutte le imprese che ruotano attorno alle attività economiche del porto di Salerno, sta lavorando in queste ore alla redazione di un documento nel quale, prima che il testo del decreto legislativo che accorpa gli scali di Salerno e Napoli divenga definitivo, si possa garantire l'autonomia operativa e gestionale dello scalo salernitano. Sono tre i punti sui quali le imprese salernitane puntano, così come era già stato ribadito nel documento che il Consiglio Comunale di Salerno aveva approvato nell'ultima seduta all'unanimità: la programmazione del piano regolatore generale del porto, la pianificazione degli investimenti e la regolamentazione dei processi legati alle concessioni portuali. In quell'occasione il Comune di Salerno aveva chiesto anche iniziative di sostegno da parte dei parlamentari salernitani, un appello che non è rimasto inascoltato da parte di Tino Iannuzzi. Il ruolo delle regioni può essere rispettato solo attraverso procedure concertative di coordinamento orizzontale, come le intese, ha scritto il parlamentare del PD al ministro Delrio. La concertazione è necessaria perché le regioni hanno profonda conoscenza dei territori e delle comunità. Nella stessa nota Tino Iannuzzi continua che occorrono
furono decisioni giuste ed equilibrate, rispettando la realtà dei territori di tutto il paese, evitando soluzioni penalizzanti per alcune regioni, a cominciare dalla Campania, in cui, a differenza di altre zone, non si può prevedere una sola autorità di sistema, come ha giustamente indicato anche al ministro Delrio il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca. Intanto si dice pronto a marciare su Roma per difendere il porto di Salerno il consigliere comunale Roberto Celano, che rilancia la proposta già presentata in consiglio comunale, ovvero andare sotto la sede del Ministero delle Infrastrutture per protestare tutti contro l'accorpamento. Presidente Cassandra, lei che ne pensa di questo accorpamento? Assolutamente da evitare? Ma assolutamente sì, ma lo dico con sincerità. Oggi il porto di Salerno è un porto essenziale per la nostra città, fondamentale, e è un porto che sta funzionando. Vede, anche se poi la governance con l'accorpamento dovesse essere salernitana, ci credo poco, ma se anche dovesse essere, sarebbe un ragionamento di breve respiro, perché noi dobbiamo guardare al futuro di questa città, e un domani la governance non sarebbe più della nostra città. Lei si immagini che sia Napoli a decidere chi può attraccare, chi non può attraccare, le merci che possono essere scaricate o meno? Sarebbe veramente una iattura per la nostra città. Mi sembra purtroppo la problematica è tutta all'interno del governo e probabilmente anche del PD. Insomma, hanno loro creato questa situazione, cerchino di sbrogliarla. Pronto a marciare su Roma? Io sulle marce sono contrario. Scherzo, però mi serviva soprattutto per su Roma. Sono un liberale, quindi mi serviva, presidente, a introdurre l'altra faccia del motivo per il quale l'abbiamo invitata. Lei si è candidato a sindaco, quindi entriamo nel vivo anche del tema relativo alla politica. Ci sono novità in continuazione, in particolare su un suo competitor, Gaetano Amatruda. Quattro componenti del direttivo cittadino di Forza Italia hanno scelto di non sostenerlo, dicendosi pronti a sostenere un altro candidato, chissà che non sia lei. Quindi chiamo il servizio e poi ne parliamo. Fuoco amico su Antonio Amatruda. Non bastavano le critiche rivolte dai vecchi militanti del partito di Silvio Berlusconi, i vari Celano, Cammarota, Sarno, i mal di pancia dei Fratelli d'Italia che continuano a spingere forte sul nome di Antonio Iannone. Ora anche la base, considerata fedele alla linea dettata da Mara Carfagna e Vincenzo Fasano, spara a zero contro la scelta di candidare alle prossime amministrative a Salerno l'esponente socialista. A rompere il muro del silenzio, a far emergere un evidente nervosismo che da tempo serpeggia tra gli azzurri salernitani, una nota a firma di Giuseppe Belardi, Lucia Ennico, Luca Monaco e Francesco Belardi, componenti del direttivo cittadino di Forza Italia, che dopo una lunga riunione hanno deciso di non sostenere per le prossime elezioni amministrative il candidato scelto verticisticamente, si legge, dal partito, non avendo, scrivono i dissidenti, la caratteristica di essere un personaggio pubblico cittadino impegnato e presente sul territorio da tempo. Pertanto, concludono i quattro firmatari, decidiamo di rivolgere l'attenzione e il sostegno ad un altro candidato del centrodestra che ha queste caratteristiche e che verrà deciso nei prossimi giorni. Al netto di quello che sarà l'uomo sul quale i quattro firmatari decideranno di convergere, la scelta è tutta tra Gianluigi Cassandra e Roberto Celano, lo strappo operato all'interno della sede di Porta Elina, sommato ai tanti rumors di questi giorni, è fedele testimone di un malessere profondo, non più sanabile, per quanto il coordinatore cittadino di Forza Italia, Raffaele Adinolfi, anche per rispedire al mittente i gossip circa un suo disimpegno, si è affrettato a precisare che quella di oggi è una iniziativa di singoli e minoritari membri del direttivo e che Amatruda è e resta il candidato del centrodestra a Salerno. Beh, io chiederei al diretto interessato Gianluigi Cassandra, che è qui con noi, se appunto potrebbero convergere su di lui questi quattro componenti del direttivo di Forza Italia che insomma hanno deciso di non sostenere Gaetano Amatruda e di dirottare il loro interesse e la loro attenzione su un altro candidato del centrodestra. Diciamo due cose subito. La prima, nelle prossime ore convocherò il Consiglio Generale dell'ASI e quindi tutte le questioni relative alla mia presidenza saranno discusse nell'organismo competente. Noi siamo stati bravi a far emergere entrambi. E le nubi si dissolveranno.
Secondo, io non conosco queste persone, almeno non le ho incontrate in questi giorni, non entro in cose che non le ho viste, non entro in cose che non mi riguardano, né io faccio o sto a fare campagne acquisti tipo calciomercato. Abbiamo un programma, ci siamo presentati, innanzitutto ci tengo, se mi date la possibilità, a presentare un simbolo che ha un nome e un cognome, e cioè Gianluigi Cassandra, e che sta aggregando persone della nostra città che hanno deciso di fare questa battaglia insieme a me, e io non posso che esserne onorato. Intanto ha già due alleati importanti. Domani verrà Tosi anche a sostenere la sua. Domani viene Tosi, il sindaco di Verona, con cui noi abbiamo fatto una serie di attività con la loro area industriale, che è una delle città, una delle aree industriali più importanti tra le città italiane, e rivendicheremo domani un lavoro fatto insieme e una vicinanza anche politica di cui mi fa particolarmente piacere. Poi lui domani presenterà il suo movimento qua a Salerno, e quindi farà anche cose che riguardano la sua attività politica. Lei ricordava il gruppo di Italia Unica, mi sta sostenendo, hanno deciso di sostenermi, ma quello che a me preme è che hanno deciso di sostenermi su una lista che ha il mio nome e cognome, e questo per me è importante, perché ci teniamo a mettere la faccia, cioè ci presentiamo ai cittadini salernitani, da salernitani, da persone che vivono nella nostra città e che i cittadini hanno iniziato a conoscere, sanno che ci sono oggi e ci saranno domani, ma su un programma serio per il futuro della nostra città. Nella discussione che ha preceduto queste prime candidature, ipotesi di candidatura, molto spesso nel ragionamento che si è fatto nel centrodestra si è parlato della necessità di ricercare un personaggio che fosse espressione della società civile. Io credo che lei rispecchi, no, questo identikit. Perché allora non c'è stato l'endorsement da parte del centrodestra? Ma premesso che io dovrei non chiederlo posso, agli non altri. Posso... Io non posso obbligare nessuno a fare un endorsement su di me. Io ho un rapporto di grande amicizia con alcuni esponenti del centrodestra, io stesso sono un esponente del centrodestra, ma poi ognuno farà le sue scelte. Noi stiamo presentando, le ripeto, un progetto che parte dal lavoro, lavoro, lavoro. È una città che purtroppo si sta impoverendo. Io guardo, sono un libero professionista, guardo i miei colleghi, i miei amici, io stesso, abbiamo difficoltà. Le parti sociali che un tempo erano quelle definite benestanti della città di Salerno stanno soffrendo e tutti chiedono lavoro. Ebbene, noi vogliamo dare delle risposte anche dicendo alla cittadinanza quello che abbiamo fatto. Se lei considera che negli ultimi anni abbiamo creato nuove aziende, abbiamo creato nuovi posti di lavoro, abbiamo insediato nelle aree industriali, ad esempio, decine di nuove piccole imprese, perché ce n'erano i presupposti. Lei pensi, le ho parlato delle aree industriali di Buccino, per fare un esempio, di Palomon, a Oliveto Citra, e non smetterò mai di dirlo, abbiamo insediato un'azienda come la Mutti, che ha acquistato 20.000 metri quadrati l'anno scorso e ne ha presi altri 20.000 metri quadrati. Adesso mi sta parlando da presidente della provincia, allora parliamo un attimo. candidato a presidente della provincia, perché mi sta allargando il discorso. Le chiedo in un minuto la di dirmi come pensa di utilizzare, come per, era una battuta per dire, insomma, torniamo un attimo sulla città di Salerno, come pensa di poter utilizzare l'esperienza maturata che mi sembra, insomma, porti come bagaglio anche di presentazione ai suoi elettori alla guida dell'ASI per il governo della città di Salerno, cioè come si creerà lavoro? Ci sono ancora margini nella nostra zona industriale per poter creare reali occasioni per i giovani di occupazione, e in che modo? Riesce in pochissimo tempo a dirlo. Ma assolutamente sì, l'area industriale di Salerno per scelte politiche del passato è stata trasformata da un'area di imprese più o meno grandi, non voglio andare troppo in là con la storia, a un'area commerciale, che poi lo stesso attività commerciale non ce l'ha fatta più. Dobbiamo partire innanzitutto dalle infrastrutture, perché senza infrastrutture non ci può essere area commerciale, quindi un sindaco del comune di Salerno che gestisce le infrastrutture dell'area commerciale deve innanzitutto mettere a posto le infrastrutture dell'area commerciale,
rendere competitiva l'area industriale e attrarre di nuovo l'imprenditore, che non sarà più quello grande che aveva Salerno dagli anni Ottanta, perché probabilmente non riusciamo più a portarlo, parlo della Snia Viscosa, della Marzotta, eccetera, eccetera, sono chiacchiere, ma tanti, tanti piccoli imprenditori che oggi hanno investito nelle aree ASI, laddove gli è stato consentito di riportarli in questa città. Se favoriamo l'impresa, se favoriamo l'attività dei professionisti, se gli diamo la possibilità di lavorare, la gente viene ad investire e crea posti. Bene, allora in bocca al lupo per questa candidatura a sindaco a Gianluigi Cassandra, fino a questo momento presidente anche dell'ASI di Salerno. Noi continuiamo con grazie l'informazione. A voi per avermi ospitato. Se dovesse diventare sindaco, anche a lui toccherà qualche inaugurazione, come quella che è avvenuta questa mattina al cinema Diana, che da oggi in poi si chiama Sala Pierpaolo Pasolini. Dico, non voglio dire che sono stato attratto, sono arrivato alla Torre di Ghia ed era tutto aperto, stavano ristrutturando, che io ho trovato una cosa. E allora io in un primo tempo avevo dato il titolo luogo, il luogo, poi in realtà negli anni, perché trascorrono, è dicembre del 99, lo si vede l'autoritratto, che è un autoritratto palesemente nudo, ritorno proprio fuori. Però questa volta uso il vetro all'esterno, poi immagina il freddo che sentivo, faceva freddo proprio. Questi sono alcuni dei ricordi che Dino Pedriali ha voluto raccontare questa mattina partecipando alla cerimonia di intitolazione dell'ex cinema Diana a Pierpaolo Pasolini. È stato proprio lui a scoprire la targa insieme al sindaco di Salerno all'esterno dell'ex sala a luci rosse. Lo spazio è stato dedicato a Pasolini e al suo interno è stato esposto il ritratto icona, l'opera generosamente donata proprio dall'artista Dino Pedriali. Per il sindaco di Salerno Enzo Napoli l'occasione anche di ribadire il futuro della sala Diana, da oggi Pierpaolo Pasolini. E si è immaginato e si è realizzato l'opportunità di poter dedicare il cinema Diana, che come voi sapete è una scatola tecnologica di particolare rilievo, si è pensato di dedicare questa sala a Pierpaolo Pasolini. È una scelta credo azzeccata. Voi conoscete il valore del critico, del poeta, del regista, del corsaro, e quindi in qualche modo prelude ad un senso della libertà che noi tentiamo di promuovere nella nostra città intitolando la sala Pierpaolo Pasolini. Ci sarà la mostra di Dino Pedriali, che vedete lì che sta accendendo una sigaretta, che un fotografo, dire fotografo è assolutamente riduttivo, è di più, è un artista tutto tondo che ha consentito che le opere che ritraggono Pasolini vengano esposte per la prima volta in Italia, a Salerno. Quali i passi successivi invece per il cinema, adesso la sala Pierpaolo Pasolini, chi la gestirà? Vedremo, su questo affineremo la nostra analisi, perché questa deve essere una sala diciamo innovativa, perché si presta a questo. Per ora c'è il Teatro Pubblico Campano e si faranno delle considerazioni anche con il Teatro Pubblico Campano affinché questa divenga un luogo di sperimentazione, di nuove espressività. Insomma, è una cosa che dal punto di vista tecnologico si presta ad iniziative che non sono di nicchia, sono sicuramente dedicate a un pubblico dal palato fine, ma sono ormai sostanzialmente da considerarsi di massa. Nell'ambito degli scambi culturali del liceo linguistico statale Alfano I di Salerno, domani saranno in città 30 studenti spagnoli del liceo Miguel de Unamuno di Bilbao. Gli studenti resteranno a Salerno una settimana ospiti delle famiglie della scuola, conciliando momenti di studio ed escursioni sul territorio provinciale e regionale. I giovani visiteranno la città e le sue bellezze per poi ripartire il 4 marzo e tornare in Spagna, dove a loro volta si recheranno 28 studenti salernitani il prossimo 7 aprile con la stessa formula. A ricevere e dare il saluto della città agli studenti spagnoli ci sarà il sindaco Enzo Napoli. Andiamo alla cronaca. Fermato dalla polizia il presunto responsabile della rapina messa a segno in una farmacia di Pontecagnano Faiano nella serata di martedì. Si tratta di Vincenzo Leone, 47 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati riguardanti la vendita di sostanze stupefacenti, che nel corso della rapina aveva perso il portafoglio e recuperato dal farmacista. Gli
agenti della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile di Salerno, insieme ai carabinieri della stazione del comune dei Picentini, hanno provveduto ad effettuare il fermo di indiziato di delitto a seguito delle indagini avviate subito dopo il colpo, fruttato 500 euro. Le fasi della rapina sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza. L'uomo, dopo il colpo, ha rinchiuso il farmacista nel bagno e si è allontanato a bordo di una utilitaria, risultata intestata alla compagna. Vincenzo Leone è stato bloccato nella stazione ferroviaria di Ponte Cagnano mentre si accingeva a salire su un treno. Il comandante interregionale dell'Italia meridionale della Guardia di Finanza, il generale di corpo d'armata Riccardo Piccini, questa mattina si è recato in visita presso la caserma Avallone, sede del gruppo della Guardia di Finanza di Salerno, dove ha incontrato gli ufficiali della sede, i comandi dei reparti, dipendenti dal gruppo, nonché i responsabili di tutte le articolazioni interne operative, facendo un primo punto sull'attività logistica e operativa. L'alto ufficiale ha poi rivolto un saluto a tutti i militari, ai quali ha espresso parole di apprezzamento e gratitudine per il lavoro svolto, nonché naturalmente di incoraggiamento a proseguire sul percorso avviato. Maxi udienza ieri presso il Tribunale di Vallo della Lucania, durante la quale sono stati ascoltati alcuni degli oltre 100 test del processo sulla morte dei sub. Dalla Colombia è arrivata anche Maria Laura Mosquera, la fidanzata di Telios Panayotos, il più giovane delle quattro vittime. Eccola di spalle, dopo quattro ore di testimonianza, Maria Laura Mosquera, fidanzata di Telios Panayotis, giunta al Tribunale di Vallo della Lucania, appositamente dalla Colombia. Erano infatti tre anni che la ragazza non ritornava in Italia. Il 30 giugno 2012 era nella Grotta degli Occhi di Palinuro, insieme al giovane greco. Lei riuscì miracolosamente a mettersi in salvo. Ieri ha testimoniato insieme a Salvatore Passaro e Giuseppe Mastroranni, gli altri due superstiti, nel corso di un'udienza durata 11 ore. Ripercorsi attimo per attimo, senza eccezione per i più tragici, i momenti di quella terribile giornata, e dalle parole dei superstiti è emerso che non tutti erano informati delle difficoltà dell'immersione e che i brevetti acquisiti per la pratica dell'attività subacquea non potevano risultare idonei per affrontare quell'escursione in un'acqua tanto agognata, ma rivelatasi fatale per 4 dei 7 partecipanti. Tutti i sopravvissuti, che hanno risposto alle domande sia del pubblico ministero che dei propri legali, oltre che delle parti civili, hanno avuto modo di far comprendere che la tragedia si è verificata all'improvviso, non tralasciando di sottolineare particolari, già ritenuti dagli inquirenti fondamentali, per comprendere la verità su quanto accaduto, riguardanti sia la preparazione dell'escursione che le modalità del viaggio in barca, oltre alla successiva immersione, al percorso terminato per 4 su 7 dei sub con la perdita della vita e dalla macchina dei soccorsi. Per la morte di Telios Panayotis, Susi Cavaccini, Andrea Pedroni e Douglas Rizzo sono stati rinviati a giudizio. Con l'accusa di omicidio colposo, Roberto Navarra, titolare del Diving Center Pesciolino Sub di Palinuro, Stefano Davec, con la moglie Annalisa Lupini, e Marco Sebastiani, istruttori e dirigenti della Big Blue School di Roma, dove i sub avevano conseguito il brevetto un mese prima di arrivare a Palinuro. È stata un'udienza davvero estenuante per la durata ed i contenuti emersi potranno essere certamente utili all'accertamento della verità, ha sottolineato l'avvocato Benedetta Sirignano, costituitasi parte civile per la famiglia Panayotis. Prossima udienza, sempre straordinaria, con inizio alle 9 del mattino per protrarsi fino alle 18, fissata il 29 aprile, quando saranno ascoltate le testimonianze di quattro ufficiali giudiziari che hanno condotto gli accertamenti sulla tragedia. Qual è stato il suo ricordo di quel momento? Perché parliamo di pochissimi minuti. Qual è stato il ricordo? Ecco, ricorda perfettamente quello che è accaduto, Maria Laura? No, perfettamente no. Sostanzialmente ricorda quello che già aveva fatto mettere a verbale nell'immediatezza, subito dopo i fatti. Naturalmente i ricordi vanno, vengono, e non sta a me giudicare nulla dei suoi ricordi. Il ricordo che a me interessa personalmente è l'ultima immagine che ha di Panayotis, che le cede il passo all'ingresso della grotta. Che cosa si aspetta da questo processo? Mi aspetto che si metta un po' d'ordine in Italia, perché, come ho detto più volte, la notizia non è che quel giorno a Palinuro siano morti quattro giovani, la notizia è che il giorno dopo
e quello dopo ancora non siano morti a Palinuro e in altre spiagge d'Italia altre decine di giovani. Qualche altra decina da allora è morto. È tutto talmente così, lasciato alla casualità. Il caso in questo fatto ha detto stop. Dopo 2 anni di battaglie, finalmente il governo si accorge del parco archeologico di Elea Velia. A dichiararlo è il deputato campano del Partito Democratico, Simone Valiante, dopo la conferma del finanziamento arrivata questa mattina dal sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali, Antimo Cesaro, in Commissione Cultura dalla Camera dei Deputati. Nella sua nota, Valiante sottolinea come dall'esecutivo arriverà un finanziamento nell'ambito del PON Cultura e Sviluppo per la realizzazione di un progetto intitolato Velia, città delle acque. Ci fermiamo, una pausa pubblicitaria, a tra poco. Tornati in studio, andiamo a San Pietro al Tanagro, dove si parla di efficientamento energetico e di un innovativo servizio di bike sharing. Sono proprio 2 dei progetti che presto saranno realizzati nel comune. Il primo riguarderà le scuole elementari della cittadina, mentre per quanto riguarda il bike sharing sono previste 2 stazioni. A San Pietro al Tanagro si continua a lavorare per rendere il piccolo centro valdianese sempre più accogliente e allo stesso tempo altamente moderno, senza però alterare le specificità del piccolo borgo. Nelle prossime settimane l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Quaranta, inaugurerà ufficialmente nuovi servizi destinati alla collettività e che renderanno ancora più piacevole il trascorrere delle ore a San Pietro al Tanagro. Stiamo parlando della nuova villa comunale, un ampio spazio in cui trascorrere ore di tranquillità e socialità che, come assicurato dall'assessore alla valorizzazione del territorio Antonio Pagliarulo, sarà anche arricchito da importanti novità. Inoltre è già stata installata a San Pietro la prima ciclostazione con pensilina dotata di impianto fotovoltaico, un piccolo gioiello che favorirà le passeggiate in bicicletta elettrica per il centro di San Pietro al Tanagro, senza sforzo e con un impianto di risparmio energetico ed ecocompatibile. Prima ecostazione installata su tutto il territorio valdianese, questa iniziativa rientra perfettamente nel piano avviato ormai da diversi anni dall'amministrazione 40, che grazie all'impegno dell'assessore Pagliarulo ha portato importanti novità anche tecnologiche nel piccolo centro, rendendolo fruibile a tutti ma anche decisamente innovativo. Tante le novità presentate nel corso del suo mandato dall'assessore Pagliarulo, che ha anche sottolineato come a breve saranno inaugurate queste nuove attività su cui l'amministrazione 40 ha lavorato, anche dedicate a bambini e alle scuole. Sono in fase di completamento la villa comunale e soprattutto l'efficientamento energetico sulla scuola elementare di San Pietro al Tanagro, 2 impegni che questa amministrazione del sindaco Domenico Quaranta sta portando avanti con forza ormai da tempo. E per quanto riguarda l'efficientamento energetico, la scuola è quasi completata. Sostanzialmente noi avremo una scuola elementare che utilizzerà quasi a zero il combustibile fossile. Ciò comporterà sostanzialmente, dato dal fatto che abbiamo utilizzato tutta una serie di particolari strumenti che ci consentiranno, sia come fotovoltaico sia come coimpedanzione, di consumare il meno possibile per quanto riguarda sia energia elettrica che appunto combustibile fossile. E agganciato all'efficientamento energetico abbiamo fatto un progetto di bike sharing che troveremo, i cittadini troveranno in piazza e al Parco dei Mulini. Sono delle biciclette con pedalata assistita e che a brevissimo speriamo di inaugurare proprio per queste estate, al fine di renderle utilizzabili. Per quanto riguarda invece la villa comunale, anch'essa è in fase di completamento, mancano giusto dei lavori, però in questo momento non svelo nulla perché ci sono ancora sostanzialmente delle cose da fare, ma che a breve anch'esse verranno ultimate da parte della ditta che ha appaltato i lavori. Quindi possiamo dire che per l'estate San Pietro sarà ancora più accogliente? Sì, sostanzialmente il nostro obiettivo è proprio quello di utilizzare questi nuovi investimenti proprio all'inizio di questa estate, per rendere ovviamente, per dare la possibilità a tutti i cittadini di San Pietro e a tutti quelli che ci verranno a visitare di dare ancora una migliore ospitalità e quindi rendere fruibile ancora di più il nostro territorio.
Ora le previsioni del tempo, poi ci ritroviamo con l'informazione sportiva. Tra poco. In collaborazione con SPEI, scuola di estetica italiana autorizzata dalla Regione Campania. Vuoi diventare estetista, acconciatore, tatuatore? Centra i tuoi obiettivi con i nostri corsi. Inoltre corsi di formazione professionale OSA, OS, Super OS, REC, RAC. Chiama subito 089 22 43 72. SPEI, via Generale Gonzaga 915, Salerno Centro. scuolaspei.it. Anche su Facebook. SPEI. Formiamo professionisti di successo. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovasche. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovasche. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovasche. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Allora, siamo di nuovo in studio con lo sport. È il giorno dell'addio. Denison Gabbionetta lascia la Salernitana e si trasferisce a titolo definitivo in Cina. Il brasiliano è stato una suggestione, ma comunque un uomo derby. Con la sua cessione, la Salernitana ottiene la prima vera plusvalenza. Si chiude oggi l'avventura di Denilson Gabbionetta alla Salernitana. Il brasiliano si trasferisce armi e bagagli in Asia. Giocherà nel campionato di massima serie cinese nelle fila dell'Hangzhou Green Town. Oggi al massimo domani arriverà pure il comunicato ufficiale da parte del club di Lotito e Mezzaroma, che per la prima volta nella sua storia realizza una cospicua plusvalenza su un giocatore di proprietà. L'operazione Lampo infatti porterà nelle casse della Salernitana qualcosa come 600.000 euro per il costo del cartellino del brasiliano. Al giocatore invece un biennale con opzione per il terzo anno a cifre capogiro di questi tempi. Quella di Gabbionetta è stata una favola a metà ingranata, una meteora per alcuni, un'illusione per altri, probabilmente più una suggestione durata il tempo di un amen. Troppo poco, insomma. Il numero 10 granata è stato troppo discontinuo all'ombra della Rechi, ma questa non è poi una novità se si guarda il curriculum del talentuoso giocatore sudamericano. Lo scorso anno giunse in prestito dal Parma, quest'anno è stato ingaggiato a titolo definitivo dalla Salernitana dopo il fallimento del club ducale. Gabbionetta si è acceso soltanto a sprazzi, sia nella splendida cavalcata della scorsa stagione, sia quest'anno in serie cadetta, fino a diventare quasi un peso per la squadra, la società e la tifoseria, fino a chiedere di cambiare aria, spingendosi fino ad arrivare al campionato cinese per ovviare il problema della chiusura delle liste. In ogni caso, è stato l'uomo derby. Lo scorso anno decise prima il match casalingo con la Juve Stabia in rimonta e poi, soprattutto, quello con il Benevento nel big match della Recchi, che di fatto decise il campionato della Salernitana. In tutto 28 presenze lo scorso anno, condite da 6 reti, in gol anche contro il Cosenza all'esordio e la Lupa Roma, sia all'andata sia innescando una doppietta nella gara di ritorno. Molto spesso però Menichini lo relegava in panchina per via di quel 3-5-2 che lo castrava in un modulo in cui si sentiva stretto. Quest'anno invece le cose sembravano essere cambiate in maniera esponenziale. Il brasiliano ha avuto una partenza straordinaria, è stato il trascinatore della squadra nel primo mese e mezzo, ha siglato la doppietta che ha steso l'Avellino nel derby dell'esordio, tenendo spesso a galla la truppa di Torrente e segnando con una continuità impressionante. In 5 partite, 5 gol e prestazioni sempre sugli scudi, nonostante una fastidiosa tallonite che lo ha costretto a giocare senza allenarsi. Poi però si è spenta la luce. Dopo l'Eurogol alla Ternana del 26 settembre scorso, Gabbionetta ha avuto un'involuzione. La squadra ne ha risentito, il giocatore è tornato ad essere il malinconico indolente del passato, che si accendeva soltanto a sprazzi. Come nel caso delle due accelerazioni che hanno portato altrettanti gol di coda contro l'Ascoli e il Como in trasferta. Poco, troppo poco. La tifoseria lo ha aspettato a lungo e invano, lo ha coccolato, atteso, stuzzicato, pungolato, ma il brasiliano era l'ombra di se stesso, fino alle ultime due apparizioni in granata. Prima contro lo Spezia e poi contro la Ternana con altrettante espulsioni, l'ultima in meno di 5 minuti da quando era stato inserito in campo. Un lampo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, un lampo come il trasferimento in Cina. Gabbionetta stamattina ha salutato tutti al Volpe, lascia la Salernitana dopo un anno e mezzo, 52 presenze ed 11 gol, poco più di una suggestione.
Scampato pericolo sulla fascia destra, resta qualche dubbio in mediana. Menichini recupera Ceccarelli, ma rischia di perdere Oger per la trasferta di Trapani. Il ganese lamenta noie muscolari nel 4-4-2 provato, Pestrin al fianco di Moro. Non c'è pace per la Salernitana, neanche il tempo di sorridere per il recupero lampo di Ceccarelli e Colombo. Ecco che Menichini deve fare i conti con le noie muscolari di Oger, che rischiano di rompergli le uova nel paniere. A Trapani, infatti, il trainer granata è deciso a confermare il 4-4-2 andato in scena domenica scorsa contro il Crotone. Ieri però hanno marcato visita prima Ceccarelli e subito dopo Colombo per rispettivi problemi fisici. Anche Oger lamentava un fastidio muscolare, ma il ganese, rispetto ai primi due, sembrava il meno grave. Ed invece capita quello che non ti aspetti. Per fortuna Ceccarelli e Colombo stamani al Volpe si sono allenati regolarmente con il gruppo, mentre il motorino africano è stato costretto ad un lavoro differenziato soltanto per pochi minuti. Poi si è accomodato in panchina guardando i compagni allenarsi. A soli due giorni dalla trasferta nella terra dei ciclopi, le sue condizioni destano quantomeno preoccupazione. Menichini ha provato al suo posto in successione Pestrin e poi Bovo. Il capitano è stato il primo a fare coppia con Moro in mezzo al campo, con Gatto sulla destra e Economidis a sinistra. Poi Menico ha anche impiegato Bovo in quel ruolo. In ogni caso si tratterebbe di soluzioni di ripiego. Nessuno dei due infatti ha il dinamismo che riesce a garantire Oger in mediana, proprio in coppia con Moro. Ma tant'è, altra ipotesi potrebbe essere quella del dirottamento di Zito in quel ruolo. Il tecnico però non l'ha neppure presa in considerazione, almeno fino ad oggi. Per il resto, la formazione anti-Trapani sembra già fatta. Davanti a Stracoscia, che sostituisce lo squalificato Terracciano, in difesa agiranno Ceccarelli e Franco sugli esterni, con Bernardini e recuperato Bagadurra al centro del pacchetto arretrato. Già detto della mediana, con il solito rebus relativo al ballottaggio tra Zito e Economidis, il giovane canguro resta favorito, il tandem offensivo sarà composto da Coda e Donnarumma. Menichini sta concentrando gran parte delle sue attenzioni sulla difesa. Anche con l'impanchina, infatti, la Salernitana continua a prendere gol a grappoli. 7 in appena 3 partite sono un po' troppi, soprattutto per lui che da calciatore faceva il difensore, soprattutto se si rivedono le azioni che hanno portato alle marcature avversarie, spesso evitabilissime. Si spera si cominci a recepire il messaggio già da dopodomani al provinciale. Passiamo adesso alla Palamano, parte in trasferta l'avventura nella seconda fase della Yomi Salerno, che domenica mattina alle 11.30 sarà di scena al Palatacca contro il Cassano Magnago. Una sorta di rivincita che le ragazze di coach Cardaci dovranno affrontare però con le stampelle. La recente e cocente sconfitta in semifinale di Coppa Italia proprio contro le Lombarde è costata pure due gravi infortuni ai terzini, Giovanna Jovanovic e Amelia Belotti. La mala sorte si è poi accanita contro la formazione salernitana, che nella finale per il terzo e quarto posto ha dovuto fare i conti anche con l'infortunio dell'ala Pina Napoletano. Ascoltiamo proprio Laura Avram. Italia amara sia dal punto di vista sportivo, in quanto siete uscite al terzo posto, il Cassano vi ha escluso dalla finale, e inoltre in questa coppa purtroppo ci sono stati degli infortuni veramente pesanti come Napoletano, Belotti e Yoga, che quindi saranno indisponibili nelle prossime giornate. Vi aspettavate di uscire in questo modo? No, assolutissimamente no. Dico che la partita con Cassano abbiamo lottato, io dico con quasi tutte le forze, perché siamo state punte da un po' di cose, soprattutto dagli infortuni. Poi non mettiamo bocca sugli arbitri o su diverse cose, però secondo me sarebbe dovuto andare diversamente. Sabato prossimo inizia la seconda fase, i playoff scudetto, ed affronterete proprio al Palatacca la squadra che vi ha escluso dalla finale, il Cassano Magnago. Come vi state preparando e soprattutto come Salvo Cardaci sta preparando la squadra, visto che comunque ci mancano 3 pedine importanti? E adesso io non dico che non c'è niente da fare, soprattutto noi dobbiamo iniziare ad essere ancora più gruppo, dobbiamo essere ancora più forti, dobbiamo fare ancora più unione, e dobbiamo sostenerci a vicenda e dobbiamo coprire soprattutto i 3 posti mancanti, Pina, Amelia e Ioka,
e dobbiamo stringerci forte e coprire assolutissimamente tutto. Il basket tra poco, dopo una breve interruzione, restate con noi. Chiudiamo con il basket, un dossier contro presunti torti arbitrali a carico della capolista. La Givova Scafati non ha digerito l'ultima direzione di gara casalinga contro l'Agropoli, costata la sconfitta al quintetto gialloblu. Le prime avvisaglie di questa premeditazione, si legge in una nota dell'ufficio stampa nei confronti della società gialloblu, si sono verificate già in occasione della sfida interna, peraltro vinta dalla Givova Scafati contro la Paffoni Omegna, e dalla continua designazione per le gare del Palamangano di arbitri giovani, che il responsabile arbitrale di A2, Mauro Pozzana, consapevole della loro poca esperienza, etichettando la struttura scafatese e l'ambiente che lo circonda come campo caldo e pericoloso, finisce per condizionare mentalmente ancora prima dell'inizio della gara. Pressati da tali considerazioni, i direttori di gara vengono condizionati al punto tale da non riuscire ad arbitrare in serenità. Un modo di fare questo che per bocca di patron Longobardi la Givova Scafati ha deciso di esplicitare e condannare, affinché simili episodi, dettati da un atteggiamento premeditato nei confronti dell'ambiente scafatese, possano avere finalmente termine. È tutto, ci fermiamo qui. Grazie per aver seguito questa edizione del nostro TG. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.